Venerdì 16 giugno 2023, notte bianca a Legnano, la musica che ti gira intorno. In effetti non c'è solo musica a girare intorno questa sera, anzi devo dire che c'è un turbinio di gente come non se ne vedeva da tanti anni. Faremo un piccolo viaggio con Sempione News per documentarvi questa serata. Scuola di musica Niccolò Paganini di Legnano, sempre protagonista in centro anche questa sera per la Notte Bianca. Sì, anche questa sera siamo impegnati con due postazioni, una alla fine del corso Garibaldi e una all'inizio del corso Magenta, quindi agli estremi di quello che è il centro, la ZTL, con esibizioni di band, allievi, insegnanti, quindi per 5 ore consecutive avremo da lavorare in entrambe le postazioni, ecco. Del resto siete ormai degli habitué, perché ogni volta che c'è qualcosa a Legnano di importante la vostra scuola c'è. Segno che insegnare musica, far conoscere la musica sul territorio è sempre comunque fondamentale e importante per i giovani. Sì, e queste sono occasioni, devo dire, molto importanti, proprio perché permettono ai ragazzi di potersi esprimere, di divertirsi attraverso quello che amano fare, cioè suonare davanti a un pubblico. Devo dire che è stato un successo e che lo è ancora, visto che ancora non è del tutto terminata. Sì, stiamo scavallando la mezzanotte, ma devo dire sì, è stato un successo e continua ad esserlo. Contentissimi per la partecipazione, in particolare insomma tutta la zona della piazza era pienissima, ma credo dappertutto, da Corso Garibaldi a Sant'Ambrogio, veramente gente ovunque, tanta musica, mi sembra che tutti si siano divertiti, quindi siamo contentissimi. Direi che possiamo confermare, perché noi abbiamo girato per tutta la ZTL allargata e veramente il pienone. Città bella e funzionale, direi che è bella e funzionale anche quando c'è partecipazione. Assolutamente sì, soprattutto quando c'è partecipazione, perché il contributo dei commercianti che hanno spinto per avere questo evento è chiaramente determinante per la riuscita di una serata di questo tipo, quindi un grande ringraziamento anche da parte dell'amministrazione a tutte le persone che hanno attivato tutti questi eventi e ovviamente un grande grazie a tutti gli uffici comunali che hanno organizzato e messo a punto ogni dettaglio per la riuscita di questa serata.
Ed eccoci ancora alla Notte Bianca di Legnano con la banda del sogno perduto. Alessandro, Mirka, Teddy, non me lo ricordo, Matteo, e Lisu, Lisa. Allora, loro sono di Busto Arsizio, questo lo dobbiamo dire. Io passerei subito il microfono ad Alessandro per illustrarci un po' quella che è stata la vostra partecipazione acrobatica a questa serata. Beh, abbiamo cercato di animare la parte di via davanti al 143, e LED, trampoli, la signorina è la nostra trampoliera, una sfera d'equilibrio, con tutto quello che sono le arti circensi sostanzialmente. Da aggiungere? Nulla off? Nulla off, non lo aggiungiamo. Diablo. Diablo. Va bene, di poche parole, Daddy. Breve ma intenso, diciamo. Allora, voi non lo sapete, perché magari ovviamente non potete saperlo, ma loro tre sono anche una bellissima famiglia che condivide questa passione per le arti circensi. Ma le arti circensi si possono imparare? Certo, si imparano, nessuno di noi è nato che le sapeva fare. Ci siamo dedicati con il tempo libero, allenamento, e ovviamente come tutti gli sport, anche se non è uno sport ma un'arte, si può imparare a fare qualunque cosa. Ed è stata una notte bianca davvero lunga, lunga e intensa, con Legnano piena in ogni ordine di posti, se possiamo così dire, e traffico bloccato in tutte le direzioni, non si riusciva più a entrare e non si riusciva più a uscire dalla città. Qualcuno si è lamentato, questo ovviamente è normale, però in generale davvero tanti sorrisi, tante emozioni, tanta musica, soprattutto quella che ci è girata intorno in questo 16 di giugno del 2023. Io ringrazio Filippo Mairani per i video, Sergio Banfi per le foto, e con Sempione News vi diamo appuntamento alla prossima occasione.